È nata la squadra del cambiamento di ActionAid. Più di 40 sportivi, campioni di ieri, oggi e domani, sosterranno l'attività dell'organizzazione per il contrasto all'abbandono scolastico, la lotta alla povertà alimentare e alla violenza sulle donne. Gli atleti supporteranno le campagne di ActionAid attraverso messaggi di sensibilizzazione call to action che verranno pubblicati sui profili social della squadra del cambiamento. Con grande felicità e con senso di responsabilità sarò l'allenatore di questa squadra del cambiamento voluta da ActionAid, fatta di donne e di uomini che hanno dato ma anche ricevuto tanto dallo sport. E quando si tratta di combattere battaglie sociali come quella contro la povertà alimentare o la violenza di genere o per il diritto all'istruzione, lo sport è in prima linea. A maggior ragione adesso, mi verrebbe da dire, dopo un'estate straordinaria per lo sport che ci ha fatto emozionare e ci ha ricordato come lo sport sia una componente essenziale delle nostre vite. ActionAid lavora sulla qualità della democrazia, cioè sul modo in cui le persone riescono a decidere assieme del loro futuro, dal villaggio a un Parlamento nazionale e le Nazioni Unite. Con il mondo dello sport abbiamo lavorato tanto in passato, perché anche negli sport individuali, ovviamente in quelli di squadra, è sempre il team, è sempre il dialogo, è sempre la comunità che vince. Lo abbiamo visto in maniera fantastica quest'estate con gli atleti italiani. Bene, tanti di questi atleti italiani tornano ad unirsi ad ActionAid per lanciare un messaggio sulla capacità di costruire comunità resilienti, si dice capaci di costruire il proprio futuro, lavorando e sostenendo quello che ActionAid fa su tanti temi. Il Comitato Olimpico Italiano non poteva che rispondere presente all'appello di ActionAid per entrare a far parte della squadra del cambiamento. Temi come la povertà alimentare e la violenza di genere sono temi che devono essere a cuore a tutti gli italiani, e lo sport in questo vuole dare il suo contributo. Atleti, atlete, uomini e donne di sport che hanno avuto tanto da questo mondo vogliono dare qualcosa in cambio, sono pronti a mettersi in gioco.